Registrazione avviata. Buongiorno a tutti, seduta del 2 settembre 2021, sono le 9:39, iniziamo la seduta di oggi, vi ricordo che la seduta sarà videoregistrata e i file saranno inviati al webmaster per la pubblicazione nel sito del comune. Invito il dottore Conigliara a chiamare l'appello. Presidente Moncada. Presente. Consigliere Buccola. Presente. Consigliere Buonpasso, Presente. consigliere Dentici, Presente. consigliere Di Vincenti, Presente. consigliere Lupo, Presente. consigliere Ruggero, vicepresidente Schiera, consigliere Sinopoli, consigliere Tuzzolino, Presente. Presente. 9 presenti, assente il consigliere Ruggero. Allora, l'esito dell'appello da presenti 9 assenti 1, la seduta è valida. Nomino scrutatore il consigliere Sinopoli, il consigliere Lupo e il consigliere Buonpasso. Dobbiamo avere l'ultimo verbale del mese di agosto. Sì, lo condivido a video. 150 del 31 agosto. L'anno 2021, il giorno 31 del mese di agosto, si è riunito il Consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 73. Comma 1 del decreto legislativo numero 18 del 17 marzo 2020 ed ai sensi delle circolari numeri 8, 10, 11 dell'assessorato delle autonomie locali Regione Siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, inoltrato con nota protocollo 845270 del 27 luglio ed integrazione protocollo 852809 del 30 luglio 2021 ai sensi delle vigenti norme di legge statutarie e regolamentari. Il luogo della riunione da intendersi convenzionalmente presso i locali della quarta circoscrizione, siti in via Regina Siciliana numero 95, la pubblicità della seduta verrà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale YouTube. Presiede la seduta il presidente della quarta circoscrizione Silvio Moncada, assiste in qualità di segretario il dottore Marco Conigliaro, titolare di PO, coordinatore della quarta circoscrizione, coadiuvato dell'istruttore amministrativo Mario Sapienza. Il segretario, su invito del presidente, procede all'appello nominale, al termine del quale risultano presenti i consiglieri Moncada, Buccola, Buonpasso, Dentici, Di Vincenti, Lupo, Schiera, Sinopoli, Tuzzolino. Il totale dei presenti appare a 9, assente Ruggero. Il presidente, verificata la presenza del numero legale, all'ora 9:37, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Buonpasso, Lupo e Sinopoli. Il segretario, come richiesto, condivide a video della lettura del verbale numero 149 del 30 agosto 2021. Presidente, come concordato nella scorsa seduta, chiede al vicepresidente Schiera di relazionare in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale, approvazione tariffetaria anno 2021, prima della votazione per il prescritto parere. Vicepresidente Schiera, dall'approfondimento del documento, evitando i tecnicismi, si può affermare che trattasi dell'ennesimo aumento della tassa sulla spazzatura Tari che aggrava ulteriormente la sostenibilità dei commercianti e semplici cittadini, tassa che negli ultimi anni è già stata soggetta ad aumenti fino a raddoppiare per andare in soccorso finanziario alla RAP che espleta il servizio. La tassa e gli aumenti gravano sempre sui soliti soggetti paganti, esercizi commerciali e famiglie che hanno in cambio gravi disservizi. Per tale motivazione, come riferito dallo stesso sindaco, la Tari non viene più pagata ad una elevata percentuale di utenza. Tutto ciò considerato dichiara il voto contrario, in quanto l'amministrazione, anziché ricercare soluzioni diverse, puntualmente procede a nuove imposizioni. Presidente, terminato l'intervento del vicepresidente Schiera, invita i consiglieri ad intervenire in merito. Buonpasso, trattandosi di un argomento ormai consueto dell'amministrazione, e ascoltata la relazione del vicepresidente, dichiara il voto contrario. Di Vincenti definisce vergognosa la proposta dell'amministrazione e del sindaco di aumentare ulteriormente la Tari, considerati i disservizi che si ricevono in cambio. Concorda con la relazione e voterà contrario. Tuzzolino. La proposta serve solo a scatenare discussioni deleterie che evidenzia nel tempo l'incapacità dell'amministrazione nell'affrontare in modo concreto la questione, cercando soluzioni diverse,
Il risultato è che si continua a chiedere ulteriore sborso ai cittadini, non erogando i servizi, concorda con l'analisi del vicepresidente e dichiara il voto contrario. Allora 9:49 entra il consigliere Ruggero, identici, a fronte di quanto evidenziato fin qui, con un servizio inadeguato e scadente, ritiene ingiusto chiedere ulteriori sacrifici agli utenti, definendo l'amministrazione insensibile alle problematiche che affliggono la città, dichiara che voterà contrario. Presidente, ritiene che siano diversi i responsabili dell'attuale situazione, con in testa la Regione Siciliana, che ha troppo tergiversato nell'avallare richieste del Comune atte ad arginare l'inadeguatezza del servizio. Prosegue illustrando i vari punti critici attuali del recente passato, rimane basito nell'ascoltare le enormi cifre a cui si fa riferimento per la gestione dei rifiuti, con riferimento alla fallimentare situazione finanziaria del Comune. Lamenta il mancato impegno nella ricerca di più valide e diverse soluzioni al problema. L'amministrazione usa palliativi che non fanno altro che prolungarla in agonia, cifre enormi richieste ai cittadini da destinare a sostegno della partecipata a fronte di servizi inadeguati ed un cronico disservizio. Prosegue comunicando che convocherà una seduta in videoconferenza straordinaria per un altro annoso problema, il Parco Cassarà, e per ottenere maggiori chiarimenti sullo stato dei lavori saranno invitati l'assessore e i dirigenti di competenza, ambiente per un confronto. Ruggero interviene in merito ponendo una domanda che fino hanno fatto tutti i consiglieri comunali che si erano affrettati ad informare le diverse testate giornalistiche che si erano ormai prossime a una riapertura del parco. Il Presidente risponde che nelle prossime sedute si avrà modo di ottenere chiarimenti anche dalla Commissione Comunale all'Ambiente. Presidente, terminati gli interventi, verificata la presenza degli scrutatori, alle ore 10:11 pone in votazione per appello nominale il parere sulla proposta di deliberazione trattata, il quesito è il seguente. Presenti 10, assenti nessuno, favorevoli nessuno, astenuti nessuno, contrari 10. Il Presidente, atteso l'esito della votazione, dichiara il parere, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento per il decentramento, avente ad oggetto approvazione tariffa tassa rifiuti tari anno 2021, esitato all'unanimità con parere contrario. Comunicazioni. Tuzzolino comunica che in via Cesare Terranova 37 insiste una piazzuola con pensilina per la fermata dell'autobus e, a parte la spazzatura, vi è una situazione disastrosa per il mancato diserbo che crea disagi ai residenti, invierà foto. Presidente, si dichiara dispiaciuto perché purtroppo il servizio diserbo, in condivisione, RAP Reset, è attualmente sospeso. Comunque le richieste saranno ugualmente trasmesse alla RAP. Ruggero comunica che le criticità nei vari settori aziende partecipate sono aggravate dalla rinuncia o avvicendamento negli incarichi dei presidenti e dirigenti pari. Ritiene che il prossimo inverno dovrebbe essere freddo ma allo stesso tempo molto caldo, continua evidenziando che persistono gravi problemi economico-finanziari, però si pubblicizzano indizioni di concorsi ed assunzioni, non si capisce con quali fondi. Presidente, comunica che trattandosi dell'ultima seduta della sessione di agosto, l'appuntamento è per giovedì 2 settembre alle ore 9:30 con un nuovo ordine del giorno e, in assenza di ulteriori comunicazioni, alle ore 10:20 dichiaro chiusa la seduta. A firma del segretario, dottore Marco Conigliaro, e del presidente Silvio Moncada. Grazie, dottore Conigliaro. Allora, come prima seduta del mese, mettiamo in votazione i verbali del mese di agosto 2021. Dal Presidente Moncada, Consigliere Favorevole. Buccola, Favorevole. Consigliere Buonpasso, Consigliere Buonpasso, si è disconnesso, Presidente Scrutatore. Vediamoci un messaggio, è entrato Consigliere Ruggero alle 9:43. Consigliere Bompasso assente, Presidente, lo dobbiamo sostituire come Sostituisco il scrutatore. consigliere Bompasso col consigliere Dentici. Quindi, Consigliere Dentici, il voto. Favorevole. Consigliere Vincenti. Favorevole. Consigliere Lupo. Favorevole. Consigliere Ruggero.
Consigliere Ruggero. Vicepresidente Schiera. Favorevole. Consigliere Sinopoli. Favorevole. Consigliere Tuzzolino. Favorevole. Consigliere Ruggero è presente? Consigliere Ruggero, ultimo avviso. Niente, non risponde. 8 presenti, assenti consiglieri Buompasso e Ruggero. 8 favorevoli. Allora, l'esito della votazione da presenti 8, favorevoli 8. I verbali del mese di agosto sono approvati. Allora, consigliere, abbiamo all'ordine del giorno la proposta di delibera relativa alla programmazione della potatura del nostro territorio. Io volevo, prima di entrare nel merito, scusate, prima di entrare nel merito dell'atto deliberativo, capire insieme a voi come dobbiamo procedere. Perché sapete bene che le esigenze sono tante e dovremmo sostanzialmente indicare anche le priorità. Quindi se volete intervenire su questo. Posso, Presidente? Consigliere Tuzzolino, per... Sì, Presidente, noi siamo disponibili a fare una programmazione, ma io per conto mio, per quanto riguarda il quartiere di Villa Tasca, veramente ho serie difficoltà a fare una programmazione, cioè non sono in condizioni di dire questa via piuttosto che un'altra, perché voi sapete qual è la situazione a Villa Tasca, io in priorità metto tutte le vie di Villa Tasca. Se proprio devo citare qualche via, ovviamente comincerei con la zona di Salvatore Agnelli, Auteri, Passaggio Marinuzzi e Mulè. Ma detto questo non significa che le altre vie, cioè se possiamo mettere da parte le vie come via Scontrino, via Platania, via Benedetto Baldi, via Palmerino, via Altofonte, cioè hanno tutti priorità. Quindi io non lo so, veramente avrei difficoltà per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il quartiere Villa Tasca, e noi gli altri quartieri manco ci voglio entrare perché magari ci sarà chi ha contezza meglio di me della situazione potatura. Questo è il fatto, Presidente. Infatti, il consigliere Sinopoli, che aveva più volte sollecitato l'argomento. Presidente, la realtà la conosciamo tutti. Il consigliere Tuzzolino dice bene, non si sa dove cominciare, perché poi io, lui sicuramente avrà dimenticato Viaggio Rite, Piazza Barberino, ma se ci spostiamo al villaggio, diciamo, sappiamo tutti qual è pure la realtà, per non parlare del Corso Calatafimi. Il corso della Fimi sappiamo tutti, ci sono alberi, ma questo lo sappiamo, lo so lei, lo sappiamo tutti, ci sono alberi addirittura che devono essere tagliati, etichettati perché sono pure pericolosi, perché hanno stabilito che devono essere tolti, ma ci sono rami che entrano all'interno delle case sul corso, specialmente il corso della Fimi, parte alta. Quindi non lo so, stabiliamo come si fanno a stabilire delle priorità. Ecco, però in qualche modo dobbiamo cominciare, Presidente. Io ricordo uno su tutti, ma lo ricordo solo perché parliamo di una problematica di salute di una persona, che è stato detto almeno io lo dico da circa un anno e mezzo. La zona del villaggio, Largo Pandolfo, quel signore che praticamente è idealizzato, di cui io ho presentato. E abbiamo tutti sollecitato la potatura di questi alberi che toccano quasi a terra, sono alberi di ficus.
dove l'ambulanza non riesce neanche ad entrare perché giustamente entrando là dentro si rompe il lampeggiante, si viene danneggiata la carrozzeria, eccetera. Ma come questo, come tante altre situazioni. Dico, non lo so, anch'io sono in difficoltà. Anch'io non si riesce a trovare delle priorità, però ripeto, in qualche modo dobbiamo cominciare. Premesso che poi la nostra programmazione o le nostre priorità, come li vogliamo chiamare, vengono prese in considerazione dagli organi preposti e da chi se ne occupa. Ecco, perché la programmazione che ci è arrivata, di cui ho dato un'occhiata, già loro già bene o male hanno dato delle priorità e alcune addirittura devono fare dei solleciti. La domanda è: ma su che base loro danno delle priorità quando non hanno un confronto con noi che viviamo il territorio e che sappiamo quali sono realmente le problematiche di ogni singola strada? Perché di questo parliamo, Presidente. Lei che idea ha? Cosa? Non lo so. Perché dire? Potremmo pure dire: guarda, si potrebbe fare. Stabiliamo delle giornate di sopralluogo e allora vediamo che in questa zona magari c'è una problematica più seria rispetto ad altra sotto il profilo igienico-sanitaria, sotto un profilo di sicurezza, sotto un profilo di... Potrebbe essere questa un'idea, dico, ma capiamo bene che diventa complessa e si allungano i tempi. Ecco, quindi, Presidente, io dico, io sono disponibile a quelle che sono tutte le iniziative, lo concordiamo assieme. E tracciamo una linea e cominciamoci a lavorare questo. Però, ripeto, come dice il consigliere Tuzzolino, dire via Baldi piuttosto che Piazza Barberino, piuttosto che Largo Pandolfo, piuttosto che Corso Serafini, è complessa la cosa, ecco. Ha chiesto di intervenire il consigliere Ruggero. Sì, Presidente, colleghi consiglieri, intanto scusate per poc'anzi, ma non riuscivo ad accendere né la messaggistica né il microfono per la votazione del verbale, quindi chiedo scusa, ma ero comunque presente, vi vedevo, ma non potevo intervenire. Per quanto riguarda la discussione di oggi, proprio qualche giorno fa mi incontrai per caso con il consigliere Tuzzolino e ci avvicinò un amico suo, comunque una persona che lui conosce, che lamentava proprio il fatto di avere gli alberi dentro casa, dando massima disponibilità, anche farla privatamente lui e noi sempre lì a ribadire che privatamente non si può fare perché il comune, è un atto indecente come la signora che ha buttato l'immondizia sui cassonetti stracolmi e l'hanno multata di 180 euro, come tante altre porcherie che ormai questa amministrazione ci ha abituato a vedere. La programmazione, dico, a mio dire, lascia il tempo che trova, dico, è un palliativo che continuiamo a portarci da tempo. Io, è vero che l'argomento in oggetto è questo, ma vorrei capire che fine hanno fatto i pali di illuminazione dismessi, vorrei capire tutte le altre programmazioni dove sono andate a finire. Sicuramente, come dicevano i miei colleghi, non si può dare una priorità perché sono tutte priorità. Non so a questo punto cosa noi possiamo fare rispetto al fatto di dare delle priorità rispetto ad altre, o comunque calendarizzare la serie di interventi, quando sappiamo benissimo che farlo adesso significa che la risoluzione non avverrà prima dei prossimi 1 o 2 anni. Quindi è inutile che programmiamo un qualcosa che è un fallimento sin dall'inizio. Noi siamo sicuramente sempre pronti e presenti a collaborare, pronti sempre a fare il nostro lavoro, ma sappiamo benissimo che l'amministrazione non risponderà alle esigenze che noi andremo a presentare. Vedi, Viale delle Scienze, che ad oggi neanche più ci passa a guardare perché è ridicolo per come è stato gestito, è ridicolo perché forse nel frattempo che stavano finendo la potatura, quelli iniziali già sono già cresciuti, credo, Presidente. Quindi non so da che punto partire
dal fallimento generale. Tutti continuano a sostenere che le aziende sono in serie difficoltà, tutti, ma io non ricordo che in 10 anni quasi che sono consigliere non ci sia stato un momento in cui bellissimo non ci sono problemi. Cioè, onestamente non riesco a immaginare un giorno in cui noi presentavamo qualcosa e nell'immediato veniva fatto. Quindi credo che a questo punto noi dobbiamo sempre fare per come abbiamo sempre fatto il nostro lavoro, dando comunque quella parte di amministrazione attiva a disposizione dell'amministrazione, dove come siamo abituati a fare, quindi il fatto di programmare più o meno le priorità, sono tutte priorità, quindi secondo me tutto quello che calendarizziamo, non ha bisogno di specificare nulla, perché ahimè sono tutte priorità, perché ormai siamo all'estremo più totale e sappiamo benissimo la potatura fino a che punto si è spinta entrando dentro le case delle persone e in molti casi creando disagi inimmaginabili. Quindi diciamo che da questo punto di vista credo che sia opportuno, al di là delle lamentele, iniziare comunque a creare un calendario di interventi, al di là del fatto che in maniera molto scoraggiata non credo che possano avere una pronta risposta. Presidente, permette un'integrazione, mi sembrerebbe anche utile. Cioè, io farei anche un ragionamento un po' al contrario. Sarebbe interessante capire come intende l'amministrazione del settore intervenire Mi hai sull'emergenza anticipato, abitativa. Nino. Mi hai Esatto. anticipato, ti giuro, perché scusami, perdonami, perché aggiungo, se mi posso permettere, Nino. È grave che non abbiamo un Certo. confronto col dirigente di Villa Giardini da 1 anno e mezzo, ed è grave quando voi vi Quando il presidente si fa una riunione che viene convocato dall'assessore, l'assessore non viene in aula. Quindi, se noi non abbiamo un confronto con chi gestisce la cosa, come facciamo? Cioè, ci sentiamo presi in giro, Nino. Scusate se parlo così. No, Perché no, no, praticamente noi diamo una precisamente. programmazione e il dirigente, quando non si presenta, dice: vabbè, dammi una programmazione. Tanto sappiamo tutti che alla fine questa programmazione lascia il tempo che trova, come diceva il consigliere Ruggero. Perché se ci fosse un confronto, troviamo una linea comune, facciamo le sopralluoghi, diciamo, guarda, e tracciamo delle priorità in questo modo. Io credo che sia difficile per noi, ma conseguentemente anche per loro, perché quando noi sappiamo che ci sono 8 potatori e 2 cestelli in tutto Palermo, dico, abbiamo detto tutto. Scusate se mi sono intromesso. Sì, no, giusta riflessione, una riflessione comune. Però, Presidente, io veramente vorrei capire, cioè, il settore ci dice fate una programmazione tenendo conto che hanno una squadra, è giusto, e non un'idea di intervento su una politica ambientale. Purtroppo qua manca questa idea. Se tu riconosci che sei in emergenza, io non voglio fare il saccente della situazione, Presidente, so che questa amministrazione è non moribonda, forse è da staccare la spina, perché non vive più, non batte più il cuore. Però, porca miseria, noi dovremmo sapere se questa amministrazione e questo settore ha idea magari di rimpinguare le squadre con la formazione di operai che ha all'interno dell'amministrazione stessa nei vari comparti, reset, cantieri, coime e quant'altro da attingere manodopera per creare nuove squadre. Ci piacerebbe ascoltare questo dall'amministrazione che non arriva. Quando ti chiedono una programmazione e poi ti dicono guardate che ho 8 operai e 2 cestelli, ti senti un po' preso in giro perché tu devi fare una programmazione ventennale per fare tutti gli alberi di Palermo. O no, Presidente? No, certamente avete ragione, infatti oggi ho voluto, diciamo, iniziare a discutere questo tema perché francamente sono molto in difficoltà. E Presidente, mi peraltro scusi, sa per caso se c'è quella squadra di reset che affiancava Villa Giardini o non esiste più a supporto? Che non ne ci ho fu un periodo, idea. se non ricordo male, che c'era questa squadra di reset che supportava Villa Giardini. Non ne ho idea. Quindi stavo dicendo, sono molto in difficoltà perché durante la riunione che abbiamo avuto in terza commissione alla presenza dell'assessore Marino e della dottoressa Di Trapani, si
si era detto che il settore avrebbe mandato, diciamo, la loro programmazione, chiamiamola così, che era frutto delle richieste che avevano fatto le circoscrizioni, i cittadini, le aziende, eccetera, eccetera. Effettivamente, dopo circa 10 giorni, 15 giorni, io ho ricevuto una nota da parte del settore Ville Giardini che non era una vera e propria programmazione, ma era un'elencazione di interventi che erano stati richiesti dalle circoscrizioni piuttosto che da altri soggetti che non tenevano conto né delle priorità né della stagionalità né dell'urgenza, addirittura in alcuni interventi richiesti c'era scritto che era, diciamo, che ancora si doveva fare il sopralluogo. Ed era passato per esempio un anno, quindi diciamo un documento che non aveva nessun ordine di priorità e nessuna idea di programmazione. Io ora lo cercavo velocemente, ma non sono riuscito a trovarlo. Ma certamente adesso cercherò questo documento perché è da lì che dobbiamo partire. Inoltre, nel documento che è stato mandato, mancavano moltissime richieste che io stesso avevo fatto. Io le ho stampate perché, diciamo, ovviamente mi aspetto che vengano integrate, ma erano richieste, diciamo, mie personali, ricevute dai cittadini, ma anche richieste vostre. Ad esempio, via Gustavo Roccella davanti il plesso Montegrappa, Corso Catafimi 525, via Vito Fazio Almayer, 31 alberi a rischio crollo, potatura Ficus Calatafimi altezza Rocca, una richiesta pervenuta dal consigliere Di Vincenti, che riguardava via Demetrio Camarda, un'altra sempre il consigliere di Vincenti, largo Medaglie d'Oro. Via Pietro Floridio, ovviamente l'abbiamo fatto 100 volte, largo Pandolfo, la potatura di via Ernesto Basile, che assume, diciamo, dei connotati, diciamo, quasi quasi da barzelletta. Alcuni alberi di pino pericolanti relativi che sono all'interno della villetta delle case popolari di Corso Pisani, la potatura urgente di via Mulè, insomma, tutte queste richieste che io ho citato, che sono soltanto una parte di quelle fatte, ma queste, diciamo, sono quelle degli ultimi 6 mesi, forse 8 mesi. Sono richieste che non sono contenute in questo famoso documento. Quindi, in primis, dobbiamo capire questa sorta di programmazione, che programmazione non è, come è stata fatta, e poi quali sono gli intendimenti dell'amministrazione. Perché vedete, se l'amministrazione ci dicesse: noi possiamo fare in un mese per la quarta circoscrizione 20 alberi, e allora noi potremmo anche decidere la zona o se fare un albero ogni quartiere, se fare interventi solo per la sommorgenza. Ma in questo caso praticamente brancoliamo nel buio. Ora, si era detto in quella riunione che si sarebbe dato corso alle nostre richieste dopo l'invio di questo documento da parte del settore Villa Giardini. Ovviamente noi non l'abbiamo fatto perché ritengo che sia doveroso approvare un atto deliberativo così come previsto dal regolamento per il decentramento, dove si danno le nostre idee su questo servizio strategico per la nostra città, ovviamente concertandolo con l'amministrazione comunale. Per carità, ci possono essere alberi che si devono potare forse in inverno. Allora,
ce lo dica, però bisogna capire quanti inverni devono passare, perché ci sono alberi che ci dicono si devono potare d'inverno, poi passa l'inverno e l'anno prossimo non succede nulla. Quindi io non so effettivamente qual è la soluzione. Mi sentirò in questi giorni, spero oggi stesso, con l'assessore Marino per comprendere quali sono i suoi intendimenti e chiederò all'assessore di confrontarsi con noi se il dottore, la dottoressa di Trapani vuole confrontarsi, ben venga, se non vuole confrontarsi, comunque il nostro deve essere un ragionamento politico, dopodiché sarà l'assessore a farsi, diciamo, promotore di questa nostra richiesta. Quindi a questo punto mi fermerei qui. Magari nei prossimi giorni leggiamo pure questa nota che è pervenuta dal settore Ville Giardini per capire che cosa comprende. Non mi ricordo se ve l'avevo mandata, ve l'avevo mandata. Mi pare di sì. Sì, sì, sì. Cosa, Sì, Presidente? Questa nota del settore Ville Giardini. Me l'avevo però. mandata. Dottore Conigliaro, la possiamo trovare questa nota? Dottore Conigliaro. Non mi sento. Dottore Conigliaro. Vabbè. Vabbè, poi lo chiederemo, non so, diciamo, forse starà facendo altro. Va bene, allora a questo punto accantoniamo il punto e ci aggiorniamo nei prossimi giorni per capire come procedere. A questo punto passiamo alle comunicazioni. Vi ricordate che prima di andare in ferie abbiamo approvato un atto deliberativo relativo alla manifestazione Libro Ovunque, diciamo che doveva tenersi il 4, il 3, 4 e 5 settembre. Avevamo indicato come luogo vista e pattinaggio di Via Mulè. Ieri mi sono sentito con l'architetto Fucarino, la quale, diciamo, lamentava che, diciamo, ancora non c'era stata il nulla osta definitivo da parte del settore sport, anche se alcuni interventi sono stati realizzati nella pista, quale la pulizia, il diserbo, il coime doveva togliere i pannelli che erano pericolosi e quant'altro. Quindi, fermo restando l'intervento da parte dell'ufficio sport, il 3, 4 e 5 settembre si realizzerà questa iniziativa, quindi chi di voi volesse partecipare, c'è il programma che è pubblicato nel sito Libro Ovunque, nonché nel sito del Comune di Palermo, che può essere visionato per la partecipazione agli eventi. Chiedo scusa, avevo una cosa d'ufficio da fare. Dottore Conigliaro, le chiedevo se era in possesso della nota che aveva inviato il settore Ville Giardini relativa alla programmazione e alla potatura. Vediamo se ce l'ho di sicuro, devo vedere se l'ho nella No, io l'ho cartella. mandata a tutti i consiglieri, quindi si dovrebbe trovare. Comunque, vabbè, nei prossimi giorni se la può cercare. Io nel frattempo la sicuramente ce l'ho anche al computer, quindi poi eventualmente gliela rimando così nei prossimi giorni la leggiamo. Presidente, se mi permette, ci vuole cortesemente ricordare la manifestazione, l'evento Libro Ovunque, in che cosa consiste e quali sono gli obiettivi e le prerogative di questa iniziativa? Grazie. Sì, Libro Ovunque è una manifestazione che si sta tenendo in tutte e 8 le circoscrizioni. Si sono svolte le iniziative alla prima, alla seconda e alla terza e questo fine settimana sarà realizzata alla quarta circoscrizione. Consiste nella realizzazione
di una tensostruttura dove all'interno saranno intanto collocate, sì, magari, beh, non si È legge questa, bene. vero? Sì, dovrebbe essere questa. Vabbè, poi nei prossimi giorni No, questa è MG. Questo è l'elenco, Presidente. Queste richieste potature, quarta circoscrizione. Ah, ok. Sì. Sì, è questa. Va bene, poi nei prossimi giorni la approfondiamo. Allora, quindi la realizzazione, l'installazione di questa tensostruttura dove all'interno verranno, diciamo, verranno messi, verrà realizzata una biblioteca con alcuni libri che possono essere consultati e inoltre dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio saranno realizzati degli eventi, presentazioni di libri, nonché reading e quant'altro da parte di chi ne ha fatto richiesta. C'è il programma nel sito del comune e nel sito di Libro Ovunque. Tutto qua. Beh. Grazie. Allora, se ci sono interventi sulle comunicazioni da parte dei consiglieri. Presidente, posso? Perché ho problemi oggi, neanche Sì, potevo. consigliere Bompa. Sì, Presidente, io volevo sapere se possiamo sollecitare il ritiro di alcune postazioni, sia di ingombranti e sia di sacchetti che di immondizie che sono rimasti ancora nel momento quando c'è stata l'emergenza, che diciamo che gli incivili, come noi sappiamo che ci sono, buttavano anche i sacchetti delle spazzature nei cassonetti della differenziata. Logicamente tutti i cassonetti che ci sono da via P3 e partono a Bocca di Falco della differenziata sono pieni di sacchetti di immondizia che nessuno raccoglie. Volevo fare questa comunicazione, se possiamo fare un sollecito. La ringrazio. Va bene. Scusi Presidente, io cortesemente volevo comunicare se possiamo segnalare che alcuni lampioni di Viale Maria Santissima Mediatrice parte bassa sono spenti, quindi se possiamo sollecitare un ripristino. Grazie. Ci sono altri interventi? Va bene, allora consiglieri, a questo punto chiudiamo i lavori, invito il dottore Conigliaro a disattivare la videoregistrazione e vi do appuntamento a domani mattina alle ore 9:30. Buona giornata a tutti. Buona giornata.